Molte persone che hanno avuto successo nella vita hanno conosciuto bene anche l'amaro delle sconfitte e delle delusioni. Si dice che i successi arrivino sempre grazie a questi ultimi, poiché stimolano a trovare soluzioni e danno la forza per ricominciare dal principio. Ci sono esempi di uomini che con umiltà e tenacia hanno dimostrato che l'impossibile è solo un limite della mente. C'è un uomo che della passione per l'arte ne ha fatto una ragione di vita e che da una piccola isola del Mediterraneo è riuscito a crearsi il suo posto nel mondo. La voglia di diventare artista fa parte un po' di tutta la mia vita. Una passione che mi ha trasmesso mio padre, molto conosciuto sull'isola per le sue doti. Amava la sera dipingere su delle tele. E io ricordo da bambino queste tele che lui teneva lì esposte nella nostra camera, e quindi la mia curiosità, la mia voglia di imitare mio padre mi portò a voler fare arte. L'arte per me è stata la prima lingua che ho imparato da quando sono piccolo. Il nostro patrimonio artistico è l'immagine che abbiamo, di cui io, diciamo, un po' me ne vanto, quindi è quello che mi regge un po' tutto il mio lavoro. Patrimonio, la bravura, l'estetica che noi abbiamo in Italia. Un'opera d'arte ci spinge oltre il proprio limite, ci dà la possibilità di poter vedere qualcosa di diverso e di metterci in contatto con la sensibilità di altre persone. Questo permette di capire altri mondi, altre culture. L'isola non ti dà quelle possibilità che ti può dare una grande città. Non riuscivo a trovare uno studio, non riuscivo a trovare degli sbocchi, ho dovuto scontrarmi con una realtà dell'isola difficile in questo senso e quindi a un certo punto ho deciso che non potevo essere l'artista che volevo essere. L'idea dei miei genitori che lavorare in una galleria d'arte non è un vero lavoro, io ho deciso no, voglio vivere questo ambiente, voglio capire cosa significa essere artista. Così ho iniziato a lavorare in una galleria d'arte soprattutto per poter stare a contatto con gli artisti. E da qui poi è nata un po' tutta la mia esperienza. Per me è stato importante capire che quando tu cerchi qualcosa e lo vuoi, lo ottieni. Tutto sembra impossibile finché tu non veramente lo vuoi. Quando tu vuoi qualcosa, magicamente, il percorso a volte è molto lungo, però succede. Lavorare a Capri mi ha aiutato molto a conoscere collezionisti da tutto il mondo. La prima esperienza che ho avuto al di fuori di Capri è stata una mostra negli Stati Uniti a New York. A New York il confronto con New York è stato importante perché a New York ci sono le gallerie più importanti ed è stato abbastanza traumatico perché le gallerie, gli spazi, gli artisti, le opere esposte in questi spazi erano di grande importanza. L'apertura di Londra a Istanbul mi interessava. È una città che mi ha sempre colpito e ultimamente è diventata anche importante sul lato privato per me, perché lì ho trovato anche moglie, la mia
compagna, Lir, lei è anche lei nel mondo dell'arte, ci siamo conosciuti appunto in questo ambiente. Vuol dire, Istanbul sembra Napoli, però una metropoli enorme, un po' come potrebbe essere New York dove vedi tanta gente, però è una città che è lì, sul Bosforo, di fronte all'Asia, e quindi tu senti queste energie diverse rispetto alla nostra civiltà. Quello che mi ha colpito molto dei turchi soprattutto è la loro solarità, la loro ospitalità, la loro voglia di conoscere, di farsi conoscere. Quindi l'idea di poter aprire Istanbul mi è sempre piaciuta. E effettivamente questo confronto a livello internazionale ha poi dopo mi ha aiutato molto a scegliere il tipo di galleria che volevo, il tipo di opere d'arte e l'impostazione che voglio avere in galleria. Io mi sento protagonista nella galleria perché riesco ad unire le diverse esperienze degli artisti per creare un'unica esperienza che è la Liquid Art System, cioè la nostra galleria che vuole raccontare la bellezza nel contemporaneo. Il mio desiderio è riuscire a far sì che con un'opera d'arte noi comprendiamo persone che sono lontane da noi, culture diverse da noi. Infatti in galleria cerchiamo sempre di portare qui a Capri l'esperienza internazionale di artisti e quindi di far sì che le persone si pongano delle domande. Bisogna essere bravi a svegliare un po' le coscienze. Con The Island of Art ho cercato di fare un qualcosa che va al di fuori della galleria, ma che riportasse sull'isola artisti che fanno il contemporaneo e che poi chi vive l'isola inizia un po' a dialogare e a vedere delle cose diverse. Trovare degli autori che rappresentano l'identità locale e riescono poi con la loro arte a diventare globali, universali. È bello immaginare un futuro, cosa succede nella tua vita, ecco. Se penso a 10 anni fa, cosa poteva essere oggi, ci sono tante sorprese positive. Il mio sogno è quello di fare a Capri una residenza d'artista, fare ciò che Capri ha sempre avuto nel passato, essere luogo di attrazione per gli artisti e letterati, creare delle opere d'arte sull'isola, vivere un po' il rapporto con questi artisti al di fuori della galleria, far sì che anche i collezionisti conoscano gli artisti, il loro modo di fare arte. Questo è un po' un progetto che vorrei realizzare nei prossimi 10 anni. Capri è parte di me, quando vado via di Capri ho la bellezza, ho la roccia, il mare, il cielo che mi porto con me e che mi rende orgoglioso di essere isolano.